30 giugno. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli che lo fanno per ricevere un premio. 1 Corinzi 9:25. Sei stato allenato. Quando ci alleniamo spiritualmente, la nostra fede in Dio cresce. Dio ci permette di fare esperienze che ci allenano per prepararci alla gara che Lui ci ha chiamato a correre nella nostra vita. E ogni tanto la nostra anima raggiungerà il limite. Non sarà la forza né la pressione che sposteranno il problema. Spesso questi momenti non sono vere prove, sono soltanto riscaldamenti che ci preparano per le sfide del futuro. Sono punti di riferimento creati per trattenerci dall'essere nel panico quando ci troviamo nel mezzo della vera gara. Ricordiamoci che Dio non permette mai ad una persona di correre per Lui o con Lui se non è stata ben allenata nel suo pensiero, nella sua fede e nella sua capacità di vivere ed amare. È l'allenamento dell'anima che ci rende capaci di affrontare situazioni anche molto complicate. Prima o poi tutti affronteremo momenti e relazioni difficili, ma sono soltanto gli affondi della vita. Quindi, quando siamo stati allenati fino al punto di rottura, non molliamo. Vediamolo per com'è, una preparazione per correre e vincere la gara che Dio ci ha assegnata nella vita cristiana.